Olga Ceccherini, sì? Benvenuta. Grazie. E oggi si parla di... Ecoprinting. Cos'è? Perché la domanda del secolo è questa. Io nella mia ignoranza non ne so niente. Allora, la parola dice già molto. Eco e printing. Mm-hmm. Quindi è una stampa, una tecnica di stampa utilizzando l'eco, quindi tutto ciò che è i vegetali, la natura, le piante, i fiori. È una tecnica abbastanza moderna. Si può stampare su stoffa, su carta, su legno, su cuoio, ci sono varie tecniche, bisogna preparare il supporto e non tutte le piante stampano, bisogna conoscere un po' anche di botanica e sì, insomma come sono chimicamente strutturate i vegetali. Quindi tu mi stai dicendo che una pianta può stampare. Può stampare, sembra una magia. Ok, il mercato delle stampanti crolla. Sì, stampa quello che è la natura, quindi non stamperà uno scritto, ma stamperà la foglia o il fiore che rimane impresso proprio sul supporto che uno decide di usare. Okay. È una tecnica nata negli anni 90 da questa visionaria incredibile, India Flint, una signora australiana di origini europee, da una tradizione che non so se conosci, io lo facevo quando ero piccola, di decorare le uova di Pasqua con dei fiori e delle garze intorno e rimaneva impresso. Ok, sì. Non so se l'hai mai fatto, io da piccina lo facevo. E con bucce di cipolla, insomma, o con l'aceto, l'uovo rimaneva, la buccia rimaneva colorata, il guscio dell'uovo, e queste garze rimanevano in qualche modo segnate dalla pianta. E a lei gli è venuto il genio, ha detto, ma perché non usarlo in maniera artistica? E quindi lei vive di questo adesso. Ah, quindi ci ha messo su, insomma... Tutto, lei vive di questo, è una persona molto... con la natura, vive proprio immersa nella natura australiana e ha un rapporto di rispetto e di molto personale con la natura, sembra una sciamana, sì, è una donna molto interessante, sì, quindi insomma non è tanto, io sono dell'89, quindi più o meno è nato esatto, dell'ecoprinting, sì, e mescola la tecnica della tintura naturale, quindi invece saperi molto, molto antichi. Ok, e quindi visto che siete un po' coetanei, tu come hai fatto a scoprire questo, come ho fatto? Questo mondo delle coprinti? Ci pensavo l'altro giorno e in realtà non c'è un inizio definito. Io sono sempre stata appassionata di stoffa, so anche un po' cucire, nella mia vita c'è sempre stata la stoffa, avevamo una ditta di famiglia di ricamo fiorentino, sono nata tra le pezze insomma. Quindi la stoffa è una cosa che sento molto, molto vicina a me, mi piace sperimentare con la stoffa. E era un periodo che cercavo sulle piante, cercavo le proprietà delle piante, quindi sono anche appassionata di piantine, mi piace andare nei boschi a cercare, a cercare i funghi per esempio. Ecco. E quindi ho unito un po' le due cose e il corso è stato un po' causale, come spesso succede, no? Nella vita. Gli incontri più appassionati poi spesso sono casuali all'inizio e ho scoperto questo corso e era il periodo di Amatrice, quando ci fu il terremoto, e c'era questo corso il cui ricavato andava di beneficenza ad Amatrice, mi ho detto molto quale migliore carino. Occasione? E sono andata a fare questo corso di un intensivo di un giorno che era più un capire cos'era, perché io ero come te, che cos'è l'ecoprinting? E mi sembrava impossibile che avesse questi risultati in maniera così, dico semplice ma non per dire banale, perché il procedimento è complesso, però in maniera naturale proprio. Ok, tra l'altro ho visto, mi hai portato qualcosa, sono curiosissima insomma ti ho portato qualcosa. Di vederli, quindi queste sono proprio... Queste sono stampe fatte con le foglie, quindi questa qui non è dipinta, molto carina, ma è una foglia vera di acero di montagna, incredibile, che rimane stampata. Questa è una tecnica un po' particolare, quindi è un effetto quasi 3D si chiama, Ok, un effetto un po' particolare. E mi facevi vedere, ci sono proprio dei colori addirittura, che, cioè tipo dei tessuti che possono essere colorati. Sì, questo qui è un tessuto di seta, è un raso di seta tinto con la reseda, che è una pianta. Una piantina non gli daresti una lira? Giallo, è un giallo incredibile. Mi chiama un po' la margherita all'interno della margherita. Sì, sono quei colori naturali. E questo è abbastanza stabile perché la stoffa è stata pretrattata. Ok. Quindi c'è un procedimento che aiuta a rendere stabile le tinture. Però il bello della tintura naturale è che si modifica nel tempo. Quindi una tintura sintetica
quella è il primo giorno, quella è fra 100 anni praticamente, no? E invece la tintura naturale cambia, quindi a seconda dell'esposizione al sole, fra 10 anni magari è un colore un po' diverso, però è il bello della tintura naturale, cambia come noi. Un po' come... Esatto, esatto, ora quello sto dicendo. Sì, sì, queste fissazioni, no? A volte di avere tutto uguale, tutto standard. Sì. Con l'eco printing e la tintura naturale questo è molto difficile da ottenere. E è il suo bello, secondo me. Ogni fiore è diverso dall'altro, quindi due stampe uguali non possano esistere. Non ce l'avrai mai. No. Molto interessante. Sì. E quindi tu hai fatto questo corso, e ma quindi la cosa che ti ha interessato di più, da quello che ho capito, era proprio il legare insieme la passione, diciamo così, per la natura e quella del tessuto. Sì. Quindi sei riuscita a trovare, insomma, il binomio perfetto. Esatto, quindi... sì, perché era un po' una scusa per stare ancora di più nei campi, nel bosco e imparare sulle piante. E poi la passione per la stoffa e per il creare. Ho sempre avuto una passione per... il creare qualcosa, quindi partire da zero, quindi anche c'è chi usa gli estratti, per esempio la Reseda invece di usare la pianta usa l'estratto di, che è un processo più semplice ovviamente, ma vuoi mettere, riuscire a trovare la pianta, raccoglierla, bollirla, no? Tutto un procedimento che richiede tempo. Ecco, rispetto al procedimento come funziona? Cioè è un segreto? No, assolutamente, anzi persone lo sanno, più si diffonde questo sapere. Come funziona? È molto semplice, il tessuto a seconda, si può tingere solo tessuti naturali, perché il sintetico e il naturale un po' cozzano tra di loro. Quindi lino, cotone, seta, lana. Lino, seta, lana, canapa, iuta, tutto ciò che non è sintetico, ecco, comunque che ha una percentuale minima di sintetico, perché il sintetico non assorbe il pigmento, non c'è proprio, non ce la fa. E quindi questi tessuti, a seconda se sono vegetali o animali, quindi la seta viene trattata in un modo come la lana e il cotone in un altro, si aiuta la fibra a essere pronta a recepire il pigmento. Okay. Quindi ci sono delle fasi, dei bagni in delle sostanze, si usa l'allume di potassio, si usa il ferro, c'è chi usa anche il rame, ma è un pochino più pericoloso perché poi sono sostanze chimiche, bisogna stare attenti, certo. Conoscere bene, esatto, quello che sono più o meno inquinanti, insomma, io uso più che altro l'allume. E a quel punto la stoffa è pronta, si distribuisce la pianta, le foglie, i vegetali sopra la stoffa e poi viene arrotolata, semplicemente intorno a un supporto che può essere di legno, può essere di ferro, avremo differenti risultati, quindi anche a seconda del tipo di legno, perché il bambù per esempio è quello più neutro, non rilascia un colore suo, quindi se vuoi una stampa più in chiaro, si dice, no? Che quindi è più vera possibile rispetto al colore dalla pianta, si usa il bambù. A seconda poi invece del legno che uno usa, quindi uno si può divertire anche sì, nelle combinazioni. Quindi escono fuori tipo sfumature di colore? Sì. Si arrotola intorno molto stretto e si con un nastro, con uno spago, si stringe. Ti faccio vedere dopo una cosa. Sì. Si stringe e si mette a bollire nell'acqua o cottura come a vapore. Si può usare diverse tecniche, però viene proprio cotto, si chiama proprio cottura di questi fagotti, bundle, questi fagottini. Spazio? Ecco, dipende, si può fare con poco o con tanto, per esempio una vaporiera ti basta uno spazio così e ci puoi mettere tanti legnetti, però puoi fare determinate strisce, non puoi fare pezzi di stoffa enormi, dipende un po' da quello che vuoi fare, però un po' di pentoloni un po' grossi servono se vuoi iniziare a fare cose seriamente, però per sperimentare basta pochissimo, basta davvero una vaporiera o una pentola a casa e un pezzettino di stoffa, ecco, un legnetto, non ci metto un fiore nel mezzo e prova e rimane. Sì. Bene, pensavo scusami ma in questo periodo la voce va e viene. Mi volevi far vedere Questa cosa dei bundle si vede benissimo in fondo. Allora, lo apro. Vedi questa parte qua giù? Ah, ok. Questo è un pezzo di stoffa che io ho messo delle foglie di quercia, si riconoscono. Se qualcuno, insomma, ne sa qualcosa. Questa è nel bosco sopra casa mia, quindi ogni bosco regala qualcosa. Quindi c'è la quercia, c'è il castagno.
che stampano molto bene perché sono ricchi di tannini, hanno delle caratteristiche particolari. Mm. Queste sono bucce di cipolla. Ah. Poi ho piegato, lo vedi, c'è una riga di divisione a metà. Sì. Ho piegato e ho arrotolato. Questa era la parte finale dove io con lo spago ho arrotolato, dove ho arrotolato lo spago, che è un effetto anche molto carino. Questo qui inoltre non è stato messo in acqua normale, ma in un bagno di colore. Ok. Quindi unisce la tintura naturale con l'eco printing. Il bagno di colore è con legno campeggio. È un legno particolare che fa questo viola scuro intenso, a seconda della concentrazione. E quindi questo è il risultato, e le parti che erano a contatto con il bagno di campeggio vengono viola. Incredibile davvero. Senti, più o meno quanto tempo dedichi a questo, tra il processo, il reperimento, insomma, delle... Troppo poco rispetto a quello che vorrei. Ecco. Sì, è una cosa che voglio modificare perché... mi piace tantissimo, quindi il tempo purtroppo rispetto al lavoro che riesco a dedicare a questo, per quanto desidero, è un po' poco, però ogni occasione è buona. Ecco. Quindi a volte anche in pausa pranzo, se ho tempo vado, faccio qualcosa la mattina, a volte finisco di sciacquare le stoffine, quindi riesco a ritagliarmi veramente, veramente tutto. E poi mi sono dedicata ad altri corsi, perché fare un corso solo è un po' poco, ecco, ci sta a che fare, quindi ho fatto... Quindi c'è un aggiornamento continuo intensivi, in qualche modo. Sì, in Emilia Romagna sono andata a fare dei corsi, sì, quindi nemmeno troppo lontano. Ecco, infatti una delle cose che ti volevo chiedere era un po' per chi volesse avvicinarsi, insomma, in qualche modo a questo... Ci sono corsi in qua e là, vanno un po' cercati, sono cose un po' di nicchia ancora, però io ho fatto questi corsi in Emilia Romagna, se uno cerca corsi ecopintura o stampa... vegetale, li trova a giro per tutta Italia, ci sono, iniziano a diffondersi anche su gruppi Facebook, insomma, di pintura naturale si trovano. E sono corsi, ho fatto questo corso intensivo di 2 giorni per 2 weekend e ho imparato le tecniche basi e le tecniche invece più avanzate, e è stato meraviglioso, ero nella pace dei sensi a stampare, sì, è stato molto bello. Senti, c'è un... che so, una stoffa in particolare che ti è rimasta, o diciamo il lavoro del cuore, mi verrebbe da dire, c'è uno legato magari, che so, il primo, oppure... Il primo in assoluto, forse, che ho fatto al primo corso, un pezzo di seta che avevo portato, e avevo stampato con dei papaveri, era il periodo che c'erano papaveri, e questa ragazza da cui eravamo alzate a fare il corso è molto, molto libera, ha detto oggi sperimentate, no? Non pensate tanto al risultato, sentitevi liberi di vedere come reagisce, usate questi fiori, quindi non ci aveva dato nessun tipo di indicazione su quale fiore, che colore dà, questo resistenza, questo no, diventerà grigio, niente, quindi sperimentare. Pura sperimentazione. Infatti è molto liberatorio. E aveva avuto un risultato bellissimo, lo stupore di aprire questo fagotto, come Natale, noi si chiama Natale, apriamo fagotti, no? È quella sorpresa che uno ha quando è bambino e apre il pacco regalo, uguale, perché è un mistero quello che verrà fuori. Quindi ci può essere anche un po' di delusione perché non conosciamo così tanto ecco. La natura. In quel caso io rimasi stupita in maniera molto positiva e decisi che avrei voluto continuare a sperimentare. Eventualmente tu fai anche vendita dei capi che fai, oppure... Al momento no, però vorrei riuscire a metterle insieme al cucito, quindi fare cose, sì, riuscire a mettere insieme queste due passioni e due capacità che insomma ho e sto acquisendo per riuscire a fare qualcosa, sì, perché penso che abbia un discreto successo, ecco, se conosciuto. No, sono davvero molto belli e soprattutto innovativi, perché, cioè, insomma... Sono particolari, sembrano stampe. Ora qui, non so se si vede questi fiori, questa è una tecnica particolare, shibori si chiama, giapponese, di piegatura. Infatti vedi, sono tutti quadrati. Sì. Quindi si piega la stoffa, questa è una delle più semplici, sono quadrati, e rimane colorato solo la parte nel bagno colore, vedi, quadrato, e nel mezzo varie piantine, quindi sì, questa è un'altra tecnica. Sono oggetti molto, molto belli, ecco, secondo me. Molto, molto e uno bello. Si porta dietro la natura. No, e poi ripeto, cioè, mi sembra una di quelle cose per cui la creatività personale faccia da padrona, quindi sì. Anche un po' liberatorio rispetto, ecco, al... Sì, ci sono anche altre...
quello più liberatorio che ho, ti faccio vedere. Ecco. Quello più liberatorio che ho è questo, che non è una vera e propria stampa, perché è un disegno astratto. Mm-hmm. È un disegno astratto, questo rosso è dato dalla robbia, la usavano anche gli antichi romani per tingere, quindi è una radice di una pianta. Ah. Bucce di cipolla, queste qua, e sono gli scarti della tintura, quindi tutto ciò che io ho usato per fare queste, l'hai usato? L'ho riusato per fare questa stampa liberatoria, sì, come la chiama, sì. Incredibile. Davvero complimenti. Quindi, da quello che ho capito, prospettive future, quindi metter su, diciamo, qualcosina che possa anche permetterti di diffonderlo, sì, in qualche modo il tuo creato. Sì, sì, il mio, che poi è il creato della natura, della natura. Questo. Sì, io sono un tramite che lo può portare tra le persone, ecco, quindi sì. Sarebbe molto bello. Hai già in mente qualcosa? Una roba tipo eBay oppure... Internet potrebbe funzionare. Ci sono dei negozini anche che ho visto in centro che secondo me potrebbero tenere come punto vendita questi prodotti artigianali di alta qualità, perché poi le sete che uso sono di qualità, il tempo impiegato è tanto, quindi sono prodotti un po' ricercati. Certo. Ecco, non sono prodotti... che si possono vendere ovunque, però anche l'alta moda si sta avvicinando a questo mondo. Oh. Dior ha fatto delle sfilate utilizzando un po' di ecoprinting, però non si può sposare con una cosa riprodotta. Certo. Quindi non l'avrà mai. A meno che non decide mai. di fare capi unici, però a quel punto insomma... No, non è possibile. Quindi ha usato l'ecoprinting come stampa iniziale e poi ha riprodotto in serie quella stampa. Quindi... è falsato e può un tradire, ecco, tutto ciò che c'è dietro all'ecoprinting. Però è interessante, insomma, come anche il mondo dell'alta moda si possa... Sì, è affascinato insomma, da questo. Sì, sì, sì. Infatti, quindi ci sono ampi... c'è spazio, ecco, per questo mondo. Sì, piano piano molto si diffonderà. Bene. E Olga, io ti ringrazio. Prego, è stato anche un per piacere. Aver portato insomma la testimonianza concreta di quello che fai. I miei lavori, i miei bambini. E in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao. Anche a te. Ciao.